Ciao coltivatori di sogni e benvenuti o bentornati sul canale. Oggi vi porto il book haul del mese di febbraio. Febbraio è stato un mese in salita, quindi ho letto veramente poco. In realtà ho letto solamente un libro che è tra l'altro qui nell'haul che adesso vi mostrerò, però è stato veramente un libro wow. Però ho comprato comunque dei libri che vorrei condividere con voi per sapere anche la vostra opinione se li avete letti. Il primo è un libro che in realtà vi ho mostrato già nello scorso wrap up, che vi lascio qui nelle schede, perché appunto l'ho comprato e l'ho subito letto. Si tratta di Buona vita a tutti di J.K. Rowling, l'autrice naturalmente di Harry Potter, e questo è il discorso che la Rowling ha fatto ai laureandi di Harvard nel 2008. Ero molto indecisa se acquistare questo libro perché mi sembrava una manovra pubblicitaria, come vi ho spiegato nel wrap up, però alla fine ho ceduto e devo dire che ho fatto bene perché mi è piaciuto tantissimo. Sotto il wrap up anche voi avete condiviso la mia opinione, se lo avete letto fatemi sapere che cosa ne pensate, se vi è piaciuto e quali sono stati gli argomenti che vi hanno colpito di più di questo breve ma intenso discorso. Poi ho fatto un giro così alla libreria Giunti e ho trovato uno stand dove i libri erano scontati addirittura del 70%. Quindi potete immaginare il mio viso quando ho visto un libro in particolare che era nella mia wishlist e che dai 16-17 euro era arrivato a costare 4 euro. Ovviamente ho fatto come l'avvoltoio, proprio mi sono fiondata e me lo sono subito accaparrato. Si tratta di Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve. Devo dire che non è un libro che mi aveva mai realmente colpita. Sì, l'avevo visto tante volte in libreria, so che ci hanno fatto anche un film, però sì, era lì, non l'avevo mai focalizzato davvero. Poi una mia amica lo ha letto e ne ha parlato benissimo, ha detto che fa scompigliare dalle risate, e quindi quando ho visto che da 17 euro 15 euro per la precisione era arrivato a costare 4 euro 4,50 euro, ovviamente nuovo non me lo sono fatto scappare. Oltretutto mi sono resa conto che questo è un Bompiani vintage, quindi questi libri con il bordino dorato e con il bollone qui. Però devo dire che è stata una sorpresa in un certo senso, perché io la edizione vintage l'avevo sempre solo collegata alla Rizzoli, come Colpa delle Stelle, quello che vi ho mostrato in uno degli scorsi video. Quindi quando ho visto che c'è anche la Bompiani vintage sono rimasta alquanto sorpresa, perché devo dire che non lo sapevo francamente che ci fosse questa sezione vintage anche per la Bompiani, l'avevo sempre vista per la Rizzoli. Però mi piace tanto questa edizione, il bordino dorato e poi bello proprio floppy, uno di quei libri che hanno proprio quell'aura vissuta dopo che li hai letti. Poi vi mostro per ultimo il libro che ho letto già e che è stato l'unico libro letto a febbraio, però wow! Adesso vi mostro un libro che ho pagato anche qui meno di 6 euro, nuovissimo ed è un classico, quindi ho deciso di comprarlo, e si tratta di Kim di Kipling. Questa è una delle opere un po' meno conosciute dell'autore del Libro della Giungla. Naturalmente quello è il suo titolo più famoso, il classicone per eccellenza, mentre questo Kim è un titolo diciamo fra i suoi minori, se possiamo dire. Comunque diciamo che Kipling si mantiene anche qui in un'ottica di libri d'avventura, di viaggi, di oriente e quant'altro, perché Kim è un ragazzo povero di origine inglese che cresce nelle strade di una grande città indiana e cerca delle somiglianze fra la sua patria, quindi l'Inghilterra, e l'Oriente. Però compie un viaggio avventuroso alla scoperta dell'India e di se stesso insieme ad un monaco buddista e ad altri strani personaggi per appunto riscoprire in qualche modo se stesso e le sue radici.
Kim è stato scritto nel 1901, quindi 5-6 anni dopo il libro della giungla, e quindi siamo proprio nel trend pieno dell'epoca, quello dei romanzi avventurosi, dove il vicino Oriente diventava sempre più vicino e quindi attirava e affascinava moltissimo gli occidentali. Poi è un autore che è ripiombato nella libreria e in questo mese in maniera completamente inaspettata. Le sue opere non sono rientrate nella libreria tramite appunto librerie o biblioteche, ma attraverso una parodia di Maurizio Crozza. In questi ultimi giorni infatti sono andata parecchio in fissa con il programma di Maurizio Crozza. Non lo vedo quasi mai in TV, ma recupero gli spezzoni da Dplay, dplay.com. E in particolare mi sono veramente proprio fatta un'iniezione delle parodie di Maurizio Crozza, di questo scrittore in particolare. Quindi ho fatto andare proprio a ripetizione i suoi video, proprio ridendo a crepapelle, e uno di questi filmati ve l'ho condiviso sulla mia pagina Facebook, che tra parentesi vi lascio qui sotto nell'info box. Si tratta dello scrittore Mauro Corona, quindi un grande scrittore molto particolare, un bel personaggio, di cui avevo già un suo libro in libreria, che ho riscoperto e riletto grazie proprio a queste parodie di Crozza. In particolare di Mauro Corona avevo già questo libro, La casa dei sette ponti, comprato e letto nel 2012. Quindi quando questo scrittore è ritornato, diciamo, nella mia vita attraverso le parodie di Crozza, sono andata subito in libreria e ho riletto molto volentieri questo libricino qui, di cui non ricordavo nulla. È un libro a cui sono molto affezionata, perché l'ho acquistato in un momento un po' particolare della mia vita, piacevole però anche ricco di sballottamenti, e quindi è un libro a cui sono particolarmente affezionata. Quindi grazie a Crozza, diciamo che Mauro Corona è ripiombato nella mia vita. Sono andata a rileggermi subito questo libricino e poi ne ho comprato un altro nel mese di febbraio, ovvero Confessioni ultime. Questo è un compendio, diciamo, di tutta la filosofia di Mauro Corona. Lui, dicevo prima, è un personaggio molto particolare, è una persona che ha rinunciato in qualche modo a vivere in società, si è chiuso nel suo studio dove scolpisce delle sculture di legno e vive tra queste montagne tra le quali è nato e cresciuto. Qui è uno che, poi ve ne accorgerete se leggerete qualcuno dei suoi libri o se vedrete le parodie di Crozza, e per la filosofia del togliere. Lui dice che bisogna togliere tutto il superfluo della vita, perché in pratica non ci serve nulla nella vita, possiamo fare a meno di quasi tutto davvero. Quindi lui invita a eliminare le sovrastrutture, quindi le formalità fra persone, invita a usare più il silenzio che le parole per comunicare, invita ad eliminare quello che lui chiama oggettume, quindi tutti gli oggetti della borghesia che ci regalano una vita comoda, però in realtà ci allontanano dalle nostre vere radici e dai valori. Questo libro è fatto bene, perché vedete che all'inizio e alla fine, sia la copertina anteriore che posteriore, c'è una sua foto che vi può dare un'idea del personaggio, ecco, di cui parliamo. È proprio un santone, diciamo un eremita quasi, che ha dato vita, diciamo, con le sue parole e con i suoi libri a una scuola di pensiero. E questo qui è un raccontino metaforico, allegorico più che altro, mentre queste sono appunto delle confessioni nate da un'intervista registrata che poi è stata sbobinata, ecco. E qui lui affronta tanti argomenti, come per esempio appunto l'importanza del silenzio, la fragilità, il corpo e la mente, l'essenziale e il superfluo, la libertà e la schiavitù, l'amicizia e l'amore, il morire e gli intellettuali, visti da lui come venditori di frasi. Quest'autore mi fa tornare in mente un po' Paolo Rumiz, l'autore del Ciclope. Sono entrambi molto particolari come personaggi. Sono due personaggi che vanno un po' contro le formalità borghesi e le convenzioni sociali. Per esempio, Rumiz è quello che nei suoi libri racconta i suoi viaggi, che sono veramente alternativi. Per esempio, ha percorso tutto il Po a piedi, oppure ha fatto appunto queste 3 settimane su un faro sperduto nel Mediterraneo,
Mediterraneo, quindi anche Rumiz ricerca una dimensione naturale, mentre Mauro Corona è proprio nato e cresciuto fra le montagne e vuole proprio trasmettere questo messaggio di eremitaggio, quindi di ritorno alla natura e di eliminazione del superfluo. E veniamo all'ultimo acquisto di febbraio, che è stato anche l'unico libro letto in questo mese di febbraio, però è stato veramente un libro wow. Io adesso non credo che farò il wrap up di febbraio, perché si tratterebbe di fare una recensione singola, però vi anticipo che è stato veramente bellissimo. Poi magari lo aggiungerò a un wrap up cumulativo, magari di febbraio e marzo. E si tratta di ta-ta-ta-ta, Psycho, bellissimo, di Robert Bloch o Bloch, non lo so, fatemi sapere gentilmente se conoscete la pronuncia di questo cognome. Psycho è il libro da cui Alfred Hitchcock ha tratto il suo celeberrimo film omonimo, con l'ancora più celebre scena della doccia, quindi di questa ragazza che si fa la doccia, viene spalancata la tenda e appare appunto Psycho. Quella scena è una delle più famose della storia del cinema, paragonabile penso solo alla scena della gonna di Marilyn Monroe e a poche altre, ma io ammetto, non sapevo che fosse un film tratto da un libro, quindi quando sono andata in libreria e ho visto questo titolo sono rimasta sorpresa. Ecco, qui c'è la scena del film di Hitchcock e quindi ho deciso di acquistarlo. Tra l'altro mi ha aperto un mondo, perché io conoscevo i thriller psicologici, mentre questo viene annoverato come horror psicologico, quindi immaginate la commistione tra questi due generi che io adoro, quindi l'horror e il romanzo psicologico, mentre questo è appunto un horror psicologico, anche se c'è a mio parere più una componente di thriller che non una componente di horror. Tra l'altro qui abbiamo anche una recensione di Stephen King, che dice: forse il più raffinato scrittore di horror psicologici. E devo dire che leggendo questo libro mi rendo conto che Stephen King ha avuto veramente tanto materiale a cui ispirarsi. Me ne sono accorta quando ho letto più libri di Matheson, Richard Matheson, però anche vedendo adesso la scrittura di Robert Bloch o Bloch, mi sono resa conto che c'è proprio una somiglianza con la scrittura di King, ovviamente perché è King che si è ispirato a Bloch. Se lo volete leggere, questa edizione della Bompiani, a me non piace particolarmente perché è più un libro quadrato che rettangolare, ma soprattutto un consiglio con il cuore: non leggete la quarta di copertina, ma proprio niente, neanche le prime due righe, perché io purtroppo ho posato l'occhio sulle prime due righe e mi ha spoilerato la parte più bella del libro, dando per scontato che chiunque abbia questo libro fra le mani abbia visto il film, ma non è così. Infatti io non l'avevo visto, non l'ho visto tuttora e conosco solo la scena più celebre. Bene, questo è stato il mio book haul del mese di febbraio. Fatemi sapere che cosa pensate di questi titoli e quale vi colpisce di più, che pensate che probabilmente metterete nella vostra wishlist. Io vi ringrazio per avermi seguita anche in questo video, vi invito a spolliciarlo se vi ha tenuto compagnia o se vi ha dato qualche spunto. Iscrivetevi al canale attivando la campanella se non lo avete ancora fatto e seguiamoci anche sui miei social Facebook e Instagram, che vi lascio qui sotto nel box informazioni. Vi mando un bacione enorme, grazie, grazie di esserci, grazie a tutti i nuovi iscritti e a quelli di sempre. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!